26 febbraio 1993. Attentato al World Trade Center di New York. Un camion bomba esplode in un garage al piano interrato sotto la struttura. 6 morti, 1042 feriti. Fallisce l'obiettivo di far crollare le Torri Gemelle. La data coincide con il secondo anniversario della sconfitta di Saddam Hussein in Kuwait da parte delle forze statunitensi. La pista si rivela quella giusta. Responsabili dell'attentato risulteranno terroristi islamici guidati dal kuwaitiano Ramzi Ahmed Youssef. Il complotto era iniziato il 1 settembre con l'arrivo dei cospiratori dal Pakistan. Nonostante l'allarme lanciato dagli agenti doganali che trovano nascosti nel bagaglio di Ahmad Aja i manuali per fabbricare bombe e materiale di propaganda anti-americana, Youssef chiede e ottiene asilo politico. 6 mesi dopo, alle prime ore del mattino del 26 febbraio, Youssef e i suoi si dirigono verso Lower Manhattan e indisturbati lasciano il furgone imbottito di esplosivi ad altissimo potenziale nel parcheggio del World Trade Center. Alle 12 e 18 minuti l'esplosione che apre un cratere profondo 6 piani. Il 4 marzo 1994, dopo un processo lampo durato 6 mesi con l'escussione di 200 testimoni, i terroristi sono condannati a 240 anni di carcere. Ricercato con taglia da 2 milioni di dollari, il capo resta latitante per altri 2 anni. In memoria delle vittime, sul luogo dell'esplosione viene deposto un monumento che l'11 settembre 2001 resterà distrutto nel crollo, questa volta definitivo, delle Torri Gemelle.